così. Arrivo dell'ultima tappa, la kermesse finale, l'apoteosi del giro si conclude con uno sprint a ranghi compatti, un finale maestoso di questo giro che indubbiamente non ha tradito l'attesa degli spettatori, presentando colpi di scena con una regolarità veramente eccezionale, anche se quello che veniva indicato come il grande favorito, vale dire Bernard Hinault, ha mantenuto il pronostico. Sprint finale c'è Martinelli, ma è Gavazzi che vince davanti a prima Martinelli e a Chinetti. Gavazzi che già una volta si era aggiudicato questa frazione è finalmente riuscito a rompere l'incantesimo, la sfortuna che lo perseguitava dopo la Milano-Sanremo. Gavazzi, vincitore del circuito di Milano, Bernard Hinault, vincitore del Giro d'Italia.